grande festa della natura. Un particolare saluto al Presidente Mattarella, che ringrazio per essere qui al Villaggio dei Parchi, al Parco della Musica, per incontrare i parchi nazionali e le aree protette italiane che insieme festeggiano i loro decanni. Così il presidente del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, Giovanni Cannata, rivolgendosi al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia organizzata per festeggiare i 100 anni di vita del PNALM e del Parco Nazionale Gran Paradiso. L'intera platea dell'auditorium del Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, in piedi, ha ascoltato l'inno nazionale in apertura della tre giorni ricca di eventi organizzata per celebrare l'evento dedicato alle due aree protette. Il presidente Cannata ha detto inoltre: 100 anni ci hanno insegnato tanto su valorizzazione e conservazione della natura, 100 anni ci hanno insegnato a partecipare a programmi nazionali e internazionali per la tutela della biodiversità, ci hanno insegnato che avere cura della natura significa anche saper spiegare e narrare il valore della conservazione ambientale. Ci hanno insegnato che occorre investire sui territori e coinvolgere le popolazioni a vantaggio delle nuove generazioni. Alla cerimonia ha partecipato anche il sottosegretario alla transizione ecologica Ilaria Fontana. Italo Cerise, presidente del Gran Paradiso, ha evidenziato che la presenza di Mattarella alle celebrazioni del centenario dei due parchi, oltre a confermare la sua attenzione e sensibilità ai temi dell'ambiente del paese e alla sua tutela, è un prestigioso riconoscimento per l'azione svolta dai due parchi e da tutto il sistema delle aree protette a favore della biodiversità e dello sviluppo sostenibile delle comunità che vivono al loro interno.